Gianni, benvenuto a Parma, finalmente anche dopo tante settimane in cui il tuo nome rimbalzava tutti i giornali. Il primo impatto sembra un po' banale e quasi così ruffiano dire che sei a casa, però conosci praticamente tutti i giocatori, sei una società che ti ha voluto fortemente, ieri subito in campo, 90 minuti subito la prima partita col Parma, insomma l'impatto mi sembra molto positivo a parte tutto. Sì, è stata diciamo una trattativa che è durata 2 o 3 settimane, dopo che hanno trovato l'accordo diciamo le due società, è bastata una telefonata del direttore per convincermi, per sapere l'importanza anche di questo progetto, di questa società, e quindi sono legato a questa società in questo momento e sono contento di essere arrivato qua, conosco tanti giocatori con cui ho giocato in questi anni e niente, ieri sono andato subito in campo, 90 minuti, e sono contento, ecco. Ecco, le caratteristiche tue da giornalista sono: centrocampista solido, che ama far gol, grande vincente in Serie B, hai vinto 3 campionati, hai fatto benissimo anche l'anno scorso in A con la Samp, hai giocato con la Fiorentina, con Lecce, qualcosa che nessuno sa di te, cioè i tifosi del Parma ancora non sanno, ma che tu senti di aver dentro e che speri di riuscire a dare quest'anno al Parma, che magari per tanti versi non sei riuscito a dare in precedenza in carriera. Sì, no, sicuramente cercherò di dare, come ho sempre fatto, tutto il mio entusiasmo e tutta la mia professionalità, che mi ha sempre comunque contraddistinto in questi anni. E come hai detto tu, sono un centrocampista che predilige giocare a tre, sia a destra o a sinistra, non è un problema. Mi piace inserirmi, far qualche gol, sperando di regalare diciamo qualche gol in più ai tifosi del Parma. Ecco. Con Cassano anche è più facile, anche per i centrocampisti, farsi trovare magari pronti in zona gol, non lo conoscevi magari direttamente, però insomma l'impatto com'è stato anche con lui? Sì, no, ci eravamo conosciuti a Genova, perché comunque io abitavo vicino a casa sua lì a Genova, quindi ci vedevamo spesso, abbiamo parlato spesso, e chiaramente è un giocatore di grande qualità, con un grande talento, e anche ieri sera ho capito subito diciamo i sistemi diciamo per inserirsi, per avere la palla sua, comunque da sempre delle palle importanti, e dobbiamo sfruttare questa potenzialità che ha nei piedi e nella testa, ecco. Ieri hai giocato 90 minuti, insomma sei pronto, hai fatto la preparazione con un'altra squadra, però insomma sei quasi al top della condizione, ovviamente compatibilmente con il periodo dell'anno, oppure ti senti ancora un po' indietro magari i tuoi compagni con cui hai iniziato solo adesso a lavorare assieme? No, ho fatto tutto il ritiro bene, non ho mai avuto un giorno di stop, e quindi chiaramente ho fatto tutti gli allenamenti, adesso comunque cambiano anche i metodi di allenamento, perché comunque da un allenatore all'altro cambia qualcosa, e cercherò comunque di farmi trovare pronto alla prima occasione, quando le partite conteranno davvero, ecco. Noi abbiamo trovato in archivio una tua intervista di qualche anno fa in cui dicevi che Amauri è il più forte giocatore con cui avevi mai giocato in carriera, era del 2009, sono passati 4 anni, resta il giocatore o uno dei giocatori più forti con cui hai giocato, e cosa ti aspetti anche da lui al Parma, cosa ti ha detto insomma quando vi siete riabbracciati dopo l'esperienza comune nel Palermo, se non ricordo? Sì, io l'ho conosciuto nel 2006, era veramente strepitoso, ha fatto 2 anni a Palermo, diciamo gli anni più importanti forse anche della sua carriera. È un giocatore di grandissimo livello, poi dopo l'ho rincontrato a Firenze solo per poco tempo, però chiaramente è stato uno dei giocatori con cui ho giocato più forti. Poi adesso, ripeto, sto conoscendo adesso Antonio in allenamento, è veramente un talento unico, fa delle cose incredibili, e speriamo che tutti e due facciano grande questo Parma, ecco. Il numero di maglia l'hai scelto, insomma il 24, c'è una particolarità legata al numero? Sì, ho avuto il 24, diciamo la mia prima esperienza in Serie B, quando c'era il nome col numero, e poi il 24 è la mia data di nascita, il 24 giugno, quindi... Hai fatto da poco 30 anni? Sì, ho fatto da poco 30 anni, e quindi diciamo ho voluto ricordare quel 24, la mia prima vera esperienza nel professionisti, ecco. Chiudiamo come sempre chiedendo un saluto insomma agli amici di Parmaciani, ai tifosi del Parma che ti stanno guardando, questo è un momento che lasciamo a te e a chi ci segue, è tutto tu. Sì, niente, saluto tutti i sostenitori del Parma e di tutti i sostenitori di Parma Channel, e quindi cercherò di dare le migliori soddisfazioni e l'impegno al 100% per questa maglia, ecco.